Il secondo blocco è costituito da tre opere tramandate autonomamente rispetto ai dialoghi. La prima è il De Clemencia, in cui Seneca espone in maniera più compiuta la sua concezione del potere. Composta tra il 55 e il 56 d.C., gli anni in cui il filosofo fu consigliere di Nerone, e dedicato proprio al Princeps, l'opera traccia un ideale programma politico ispirato a equità e moderazione. In un regime di potere assoluto, qual era divenuto il principato dopo Augusto, privo di forme di controllo esterno, l'unico freno sul sovrano, sostiene Seneca, sarà la sua clemenza, che lo dovrà trattenere dal governare in modo dispotico e crudele. La seconda opera tramandata autonomamente rispetto ai dialoghi è il De Beneficiis in sette libri, composta dopo il ritiro dalla vita pubblica e dedicata all'amico Ebuzio Liberale. Vi si tratta appunto della natura e delle varie modalità degli atti di beneficenza. La terza opera, Le Naturales Questiones, di carattere più propriamente scientifico, risalgono all'ultima parte della vita di Seneca. Si tratta di un'opera compilativa e piuttosto disorganica, che tratta di fenomeni atmosferici e celesti in funzione di un'esigenza morale, di ispirazione epicurea, ossia liberare l'uomo dalla paura dei fenomeni naturali, spiegandone i meccanismi e le corrette possibilità di sfruttamento.